Alessandro Andreuccetti. La primavera sta arrivando, acrilice collage su tela 60x60 cm. E come ogni anno si desta la primavera sulle note cromatiche dei fiori e della natura che si rivela, rinasce, accoglie una nuova vita. L'artista Alessandro Andreuccetti plasma la texture cromatica dell'opera La primavera sta arrivando, conducendo l'occhio attento di chi guarda in un tripudio di sinestesie vitali, dove risuona l'eco della natura. La narrazione pittoria converge dal basso verso l'alto, incarnando l'idea del risveglio interiore. L'artista assembla l'assetto figurativo alla strazione della mente, che si concatena nella stesura cromatica con la linearità della forma. Indagando sulla valenza simbolica, la primavera è la stagione che richiama la rinascita, la fertilità, la fioritura, l'apertura alla vita e la leggerezza dell'essenza umana. Una cascata di foglie, acrilico e oro su tela 60x60 cm Un'opera intrisa dall'essenza naturalistica, filone portante del pensiero di Andreuccetti, che analizza le forme fisiche e metafisiche del linguaggio naturalistico. Immergendoci nel tessuto cromatico osserviamo un tratto pittorico deciso a cui Andreuccetti conferisce dinamismo. L'artista articola uno sfondo evanescente dove l'imprinting figurativo delle foglie scandisce l'assetto dinamico della narrazione. Interessante è lo studio luministico che Andreuccetti conferisce al dinamismo del tratto cromatico. Coadiuvato dall'oro nella porzione superiore, l'artista riesce a bilanciare la tridimensionalità della composizione. Il modo discendente delle foglie viene collocato in uno spazio-tempo indefinito, dove la natura è il protagonista indiscusso, assumendo così un ruolo dall'assetto metafisico. Andrea Uccetti sottolinea la valenza fenomenologica del rapporto uomo-natura, conferendo a quest'ultima un ruolo predominante perché dalla natura nasce la vita. Lo studio geometrico si incornette al bilanciamento armocromatico, dando voce così alle riflessioni dell'animo dell'artista Red Passion Acrylic Collage su tavola 33x30 cm l'artista riesce in quest'ultima opera a plasmare la commistione fra lo studio dei piani geometrici che si articolano per mezzo del cromatismo e l'essenza naturalistica Andrea Uccetti astrae l'essenza materica dell'impulso visivo dettato dalla percezione della natura dove le velature cromatiche scandiscono il ritmo dinamico frammentando la realtà circostante. Si nota infatti, osservando lo sfondo, come egli abbia frammentato il paesaggio suddividendolo in un'articolazione geometrica, fatta di piani cromatici, ritmati da velature di colore sovrapposte. Le foglie anche qui scandiscono il moto ascensionale, conducendo lo sguardo dell'osservatore dal basso verso l'alto, immergendolo nel giardino della passione mediante un viaggio sinestetico, di cui l'arte di Andrea Uccetti ne diviene il veicolo emozionale. Raffaele Aprile. Affetto, olio su tela 100x100 cm. Si risveglia la natura ritmata dallo sbocciare dei fiori, che, coadiuvata dalle simbologie oniriche, scandisce l'assetto compositivo dell'opera. Tecnicamente l'artista, lavorando mediante l'ausilio dell'olio e dell'acrilico, Plasma uno studio minuzioso, bilanciando l'assetto luministico che riverbera mediante la pennellata fluida, conferendo così tridimensionalità alla composizione. L'opera si contraddistingue per l'armonia del tratto pittorico e la modulazione delle linee, che caratterizzano le simbologie nella porzione destra, plasmando un decorativismo astratto: colori caldi che si intersecano con quelli freddi, e le forme pure idealizzate. Risuona in un'interessante espressione poetica che, dalla parvenza figurativa dei fiori, si dirama nel dinamismo evanescente delle geometrizzazioni formali. L'artista indaga su una sorta di contrapposizione tra assetto naturalistico e astrazione della mente, cercando quella commissione della sintesi formale della fenomenologia spirituale. Passione, olio su tela 100 per 100 centimetri. La passione è caratterizzata dalla simbologia della rosa, con particolare riferimento alla mitologia dell'amore tra Venere e Adone o anche al mito di Cupido. La rosa, quale simbolo di amore e passione, che l'artista Raffaele Aprile decontestualizza dal contesto floreale, astraendo il pensiero che anima la sua indagine collocando il fiore in una dimensione atemporale e richiamando le simbologie geometriche che fanno da cornice alla composizione. Osservando il tratto pittorico si noti la precisione dell'artista nella resa dei particolari dei petali, focalizzandosi sulla resa veritiera del fiore. Emerge quasi la fusione del mondo onirico metafisico con la dimensione verista della realtà tangibile. Geometrie ancestrali di incipit surrealista coaduano la narrazione nei meandri della natura. Quale conoscenza del sé e della valenza sentimentale dell'io umano: amore, olio su tela, 100 per 100 centimetri. Ancora una narrazione ancestrale che prevede il connubio tra essenza della natura e la proiezione metafisica, scandita dalle suggestive raffigurazioni, che, come fossero lo sfondo del supporto, animano l'assetto spirituale dell'opera. L'artista è mosso dalla volontà di coniugare lo studio della simbologia floreale, quale riverbero dell'essenza umana dando vita ad un interessante connubio figurativo con l'astrazione del pensiero, animata mediante una rivisitazione dell'astratismo geometrico, che si coadiuva alla simbologia insita nelle rose. Come iscritto dal titolo, le rose richiamano l'amore e così l'artista le pone in primo piano proiettandole verso lo scorcio narrativo che fa da sfondo alla composizione. Ed è come se la materia tangibile si interconnettesse al tessuto vivo dell'essenza metafisica del pensiero, l'amore che dal tessuto terreno si proietta verso l'infinito del cielo, quel divenire spirituale dell'essenza umana. Maristella Angeli nella profondità dell'anima umano, chiena e acquerello su carta telata 30x41 centimetri. Un percorso interiore, come radici, che affondano nella terra, alla ricerca di un nutrimento dei valori, dei sentimenti, delle emozioni, dei sogni, della bontà e della comune origine. È una poetica intensa, quella plasmata da Maristella Angeli, mediante un connubio tra linearismo formale ed impianto cromatico, che dà voce alle sue intime suggestioni poetiche circa la vita. Interessante è l'astrazione della mente che si anima mediante il bilanciamento armocromatico. La narrazione ci conduce in un mondo ancestrale. Il mondo delle idee, l'iperuranio situato al di là del cielo. L'artista plasma un connubio sinestetico fra le radici dell'io risuonanti nella parvenza naturalistica ed un luogo ancestrale situato oltre il confine tangibile del reale. Un luogo varcato solo dall'anima, come sancisce Platone, dove le idee conducono alla conoscenza del proprio animo. La tridimensionalità pittorica viene scandita dall'uso del pennello che ritma l'essenzialità della forma interconnessa con lo studio pittorico del colore. Radici rosse, come il sangue di ognuno di noi. Acrilico su tela 20x30 cm. Radici rosse. A rappresentare il colore del sangue, uguale per ognuno di noi, perché ciò che ci accomuna è la nostra comune origine. Affondiamo le nostre radici nella terra affinché l'humus, che in questo caso simbolizza la conoscenza e la cultura, vengano assorbite. Coadiuvati dalle parole dell'artista, ci immergiamo nel cuore pulsante dell'opera Radici rosse come il sangue di ognuno di noi, dove Maristella riflette sull'esistenza intrinseca dell'io, gli esseri umani, accumulati dalla stessa sostanza profonda, la nostra origine, la madre terra, da cui tutti discendiamo. Perché non esistono differenze di classe sociale o di genere, non esistono differenze e l'arte di Maristella Angeli racconta proprio la matrice profonda di ognuno di noi. Immergendoci nel tratto pittorico si noti come l'artista abbia lavorato in maniera miluziosa sul bilanciamento armocromatico, plasmando il tessuto intrinseco dell'opera mediante il richiamo alle radici della madre terra e a quelle dell'essere umano che si identificano con il sangue. L'essenza umana che si interconnette con il tessuto della madre terra diviene materia porosa su tela dove la gestualità pittorica di Maristella traslittera quella poetica dell'io in opera pittorica dell'anima. Speranze e sentimenti, acrilico su tela 50x60 centimetri. Lasciamoci guidare in un viaggio nei meandri di noi stessi lasciando da parte tutto ciò che è nella superficie dell'apparenza umana, al fine di immergerci nelle radici del nostro io, lì dove la speranza e i sentimenti plasmano la vera essenza dell'essere umano. E così l'artista Maristella Angeli ci guida con le sue più vive riflessioni traslitterate in materia pittorica, affermando che la solidarietà L'amore, al di là del tempo e dello spazio, emergono come segno tangibile dell'uomo. Immergendoci nel tessuto materico dell'opera, possiamo notare come l'artista abbia articolato su un fondo dominato prevalentemente dal rosso delle vene cromatiche bianche, che si articolano plasmando il tessuto biologico di cui è intrisa l'essenza dell'opera. Sono radici, sono vene, sono le fronde dell'io interiore di cui è plasmata l'anima umana, quelle speranze e quei sentimenti che vibrano all'interno di ognuno. Maristella ci porta a toccare con mano la parte più autentica di noi stessi, incentrandoci su quel cromatismo dell'anima che, proiettandolo al di fuori di noi, ci consente di saper cogliere la parte migliore dell'essenza vitale. Patrizio Arabito. La rosa velata, olio su tela 50 x 70 cm. I moti dell'animo trapelano mediante l'assetto compositivo che l'artista Arabito conferisce alle sue opere, studi figurativi che si assemblano mediante l'assetto cromatico frutto dell'indagine circa la contemporaneità. Osservando l'impianto figurativo Arabito riprende le fattezze dei ritratti a mezzo busto di incipit cinquecentesco ricalcando mediante lo studio dei moti dell'animo che traperano dallo sguardo le peculiarità psicologiche del soggetto ritratto interessante allo studio veritiero dei dettagli fisionomici del volto dove l'artista scandisce ogni linea cromatica che plasma la figura, che emerge allo sfondo aureo, caratterizzante parte della produzione artistica di Arabito. La pioggia cromatica incisa mediante la spatola conferisce un senso dinamico alla tela, ritmando le campiture cromatiche, l'artista estrapola le emozioni contraddistinte dalla texture cromatica, dove, come affermava Kandinsky, il colore è quel mezzo per influenzare un'anima e ad ogni colore corrisponde una precisa emozione frutto della commistione fra l'emozionalità del soggetto ritratto e ciò che emerge dall'animo dell'artista. Davanti alla tela, olio su tela 50x70 cm. Partendo dal titolo dell'opera, è come se l'artista ha rabito avesse voluto descrivere l'atto del soggetto raffigurato, del mettersi davanti alla tela. La figura diviene così sia il soggetto portante dell'opera che l'osservatore esterno che si mette nelle campiture cromatiche, osservando lo studio realistico del volto. Arabito riesce a cogliere quella resa minuziosa del dato reale che riverbera nello studio degli occhi, dei tratti somatici della figura. L'artista riesce a suggellare, mediante l'essenza pittorica, lo sguardo emozionale del soggetto, bloccando l'immagine e contestualizzandola su uno sfondo aureo, conferendo quasi una parvenza di sacralità alla composizione. Le campiture astratte che ritmano il senso verticale dell'opera incarnano quei sentimenti umani che vibrano mediante lo studio dei colori. L'artista incide così il colore sul supporto, vecolando mediante la gestualità pittorica che anima il suo estro creativo. La rosa astratta. Olio su tela 50 x 70 cm. L'essenza della natura riverbera ancora una volta nello sguardo umano. Con l'opera La Rosa Astratta, Rabito riesce a fondere una composizione astratta con l'essenza figurativa umana. La donna è il fulcro della gestualità pittorica dell'artista, che nell'essenza femminile ritrova quell'eco naturalistico, in quanto la donna è strettamente connessa alla madre terra. Esse sono l'infa vitale ed origine di tutte le cose immergendoci nella texture pittorica, si noti come ancora una volta riverbera nello studio della figura quella composizione ritrattistica di stampo rinascimentale, che si fonde alla gestualità cromatica. Impulso vitale per l'artista. Interessante è la coesistenza tra l'assetto reale e il viaggio metafisico che Arabito offre all'occhio attento di chi osserva, mediante la commistione tra io umano e quell'emozione che egli astrae dall'essenza cromatica, quale fonte emozionale dell'io. Il colore è la voce del soggetto raffigurato, le cromie utilizzate dall'artista richiamano quelle sensazioni intrise nell'animo femminile. La tela diviene così uno studio dell'anima plasmato dalla poetica pittorica. Arianna L'occhio della natura. Tempere su tela 30 x 40 cm. Essenza umana e naturalistica presentano un'intima connessione che si suggella nell'opera L'occhio della natura dell'artista Arianna. Tecnicamente l'artista plasma una composizione di incipit surrealista, conferendo alla madre terra un'essenza umana che si condensa nell'occhio. Interessante la carica simbolica che permea dall'occhio della natura, che riprendendo l'essenza del pensiero surrealista caratterizza quella voglia di stimolare lo spettatore, invitandolo ad andare al di là di ciò che sembra e di ciò che l'occhio può captare per mostrare una realtà differente che esiste in un universo Inaccessibile al tatto, ma ineffabile come un sogno e reale come il mondo visto con gli occhi di un bambino. Così la natura si rivela mediante la fluidità cromatica, dinamica e sinestetica, capace di coniugare la realtà con la stazione dei pensieri della mente che vibrano nello studio naturalistico di Arianna, intriso di mille sfumature cromatiche. Piccoli grandi animali. Tempere su tela 30 x 20 cm. L'artista Arianna plasma uno scorcio naturalistico, animata dal voler dare importanza a quei piccoli animali spesso considerati inutili dall'uomo, ma fondamentali per il nostro ecosistema. L'artista dà vita una raffigurazione poetica Conferendo centralità alla meraviglia della natura, si noti come la composizione sia in divenire dal basso defluisce verso l'alto. Assumono un ruolo centrale i piccoli animali, l'ape, l'ombrico, le lumache, ognuno ha il suo ruolo nello scorcio paesaggistico. L'artista riesce a conferire un assetto tridimensionale mediante lo studio prospettico dell'atmosfera calibrato mediante il bilanciamento delle cromie più scure e degli sprazzi luministici dettati e scanditi dalla luce solare l'osservatore viene immerso in un tripudio di sinestesie vitali l'artista sottolinea così l'importanza della natura per la vita umana Tiberis tempere su tavola 30 per 40 cm Si anima la riflessione sulla natura circa la sensibilità pittorica dell'artista, che strapola l'essenza sensibile del suo pensiero dando voce alle suggestioni del divenire naturalistico. Con l'opera Tiberis, ella vuole celebrare l'indagine circa il cuore pulsante della natura romana, il Tevere, che ad oggi è però minacciato dall'inquinamento. L'artista ricorda come in epoche passate la gente si faceva il bagno nelle sue acque e si dedicava alla pesca. Quello che Possiamo scorgere dal tessuto cromatico? È un connubio fra passato e presente, un ricordo nostalgico che induce l'osservatore a riflettere e riflettersi mediante un'opera che potremmo definire lo specchio dei tempi, un viaggio immersivo nella commissione fra passato e presente, le prospettive di un futuro in divenire, dove l'artista desidera coniugare la sensibilità naturalistica, che riverbera nella meraviglia del ricordo del Tevere, mediante una frammentazione in bianco e nero, e la rivisitazione contemporanea, dove i cambiamenti da parte dell'impronta umana nell'ecosistema hanno portato l'antico fiume al degrado in cui oggi si trova. L'artista vuole esortare l'occhio di chi osserva a fermarsi, prendere una pausa dalla frenesia quotidiana e ritornare alle proprie radici restaurando il rapporto spirituale con la madre terra, per mezzo della fluidità pittorica che l'artista narra nello scorcio prospettico. Eugenio Bari Sopravvivenza. Tempere e penne su tela 30x40 centimetri. Ricordo ancora le fiamme che ti avvolsero, ma dallo stesso ramo oggi guardo la valle nera. L'acqua di pioggia sui germogli di pietra già li spinge a nuovo ossigeno. Ancora una narrazione sull'essenza della vita, su quei momenti dove l'unica cosa che conta è sopravvivere. E così l'artista Barillà dà vita all'opera sopravvivenza, un frammento di una narrazione paesaggistica, uno scorcio di vita realistico dall'incipit fiabesco. Tecnicamente l'utilizzo della penna scandisce la narrazione cromatica. Il tratto pittorico, in alcuni punti definito e preciso, riesce a conferire l'idea del dinamismo figurativo. Mediante una simbologia naturalistica l'artista vuole evocare quell'essenza umana, quei momenti dove la vita sembra difficile, ma comunque persiste e resiste. Il moto ascensionale dello scorcio paesaggistico si contrappone alla pioggia che scende verso terra, dando vita ad un connubio fenomenico, dove l'essenza umana si congiunge a quella metafisica cielo e terra si incontrano, umano e divino si ricongiungono. Pietre di mare, tempere su tela 30x50 cm. Le ho raccolte ai miei bimbi, pietre colorate, levigate dal mare, pietre preziose perché li fanno giocare, a lei delle conchiglie per farsi le collane e stasera pesce fresco per cenare. Un attimo fuggente, uno scorcio di vita che si affaccia sul mare, la narrazione di un momento vitale che l'artista Barillà condensa nell'opera Pietre di mare. Immergendoci nel tratto cromatico si noti come l'artista sia riuscito nella resa della profondità mediante lo studio della resa luministica, dove emerge bilanciato il tratto cromatico e dove la luce gioca un ruolo fondamentale. Le velature cromatiche sovrapposte conferiscono tridimensionalità alla resa paesaggistica lo sguardo viene incanalato allo scorcio, ritmato dalla resa figurativa del vicolo, e proiettato verso l'infinito dell'orizzonte, l'infinito della vita. Una scena di genere si anima come una narrazione figurativa, di un attimo di vita dove la natura diviene il soggetto portante. I Colori che vuoi tempera su tela 30 per 50 centimetri dal racconto inedito La Petrolina Rossa. Nasce l'opera I colori che vuoi di Eugenio Barilla. Dagli i colori che vuoi e cielo e mare ti parleranno. Come in una fiaba, essi ti si siederanno accanto e la loro profondità sarà tua. Si anima sulla scia narrativa di questo verso lo studio cromatico che plasma la meraviglia del cielo e che si fonde all'intervento umano che domina la scena dell'opera. L'artista bailata avvita le sue intime suggestioni traslitterando in materia pittorica lo stupore che l'occhio trae nell'osservare i mille colori della natura. È una narrazione cromatica che vive mediante il pensiero dell'artista e che si assembla nella fusione della coesistenza fra natura umana e quella paesaggistica. Interessante la quiete che l'artista riesce a plasmare nello scorcio paesaggistico, i colori si fanno riverbero di quelle intime suggestioni che plasmano l'animo di Barillà. L'artista non si ferma alla mera rappresentazione figurativa del paesaggio, ma piuttosto dà voce alla sua narrazione vitale, a ciò che l'occhio riesce a cogliere, alla commissione tra fisica e metafisica. Fisica.